La seconda metà di luglio è stata prescelta per le 6 serate culturali di Un libro sotto le stelle. La manifestazione organizzata dall'Associazione Meridiani è arrivata alla 17ª edizione, che si è fregiata del patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Salerno, e quest'anno ha avuto l'importante sostegno della Travelmar, che ha predisposto, nel rispetto delle norme anti-Covid, gli spazi all'aperto del traghetto Aquarius come anfiteatro della rassegna letteraria. Gabriele Boiano, firma autorevole tagliente ed ironica del giornalismo salernitano, nel corso della penultima serata dell'evento, che ha avuto come splendida cornice la Divina Costiera, nel suggestivo tratto Salerno-Positano-Salerno a bordo dell'Aquarius, ha presentato il suo ultimo libro, I Favolosi 60, edito da Linea Edizioni, che raccoglie storie ed aneddoti di 60 sessantenni che hanno compiuto 60 anni nel 2020 in piena pandemia. Inoltre, il libro ha un sottotitolo che è tutto dire: Troppo giovani per tirare i remi in barca, troppo vecchi per tirare la barca a remi, che, come riporta la nota descrittiva, un'antologia o, se preferite, un bestiario, tra noti, meno noti e perfetti sconosciuti, facce, pensieri, parole, opere e omissioni dei migliori anni della mia vita, che poi sono anche quelli della vostra. È venuta fuori una cosa veramente straordinaria. Basta essere qui per capire come questo clima, diciamo, che si crea tra letture, dialogo con gli autori, ma anche familiarità tra gli ospiti, e poi la costa, che è straordinaria, rende tutto magico. Ma c'è anche da dire che queste cose fanno bene per la cultura, fanno bene per la cultura campana e fanno bene anche per il turismo. Travelmar ha voluto investire in questa iniziativa e ha fatto bene. E lo dimostra il successo crescente, non soltanto per chi viene ad ascoltare la rappresentazione di questi bellissimi libri di autori campani, ma anche come investimento aziendale. L'immagine dell'azienda ne risente positivamente. Un libro di Gabriele Boiano, I Favolosi 60. Un pensiero su Gabriele e su questa sua opera. Gabriele è una bella penna, ha questa attitudine anche ad essere commediografo e poi dipinge dei quadretti che sono anche di vita locale, con la sua acuta osservazione di giornalista a volte piccante, e ha reso, diciamo, anche un affresco di quello che è la sua vita professionale, mettendo dentro anche molti personaggi che conosciamo anche noi. Anch'io sono della stessa generazione, quindi mi ci ritrovo appieno, e devo dire che questo libro me lo sono letto con grande piacere, me lo sono goduto, mi ci ritrovo in parecchi passaggi. Una grande intuizione, una bellissima iniziativa che valorizza tanti scrittori locali, tanti editori, grandi firme, ma al tempo stesso ci fa fare un viaggio importante sulla nostra costa meravigliosa. Un modo intelligente per valorizzare la cultura, al tempo stesso di guardare le bellezze naturalistiche del nostro territorio. Il suo pensiero su questo libro? Bel libro, l'ho letto qualche settimana fa, a dire il vero, pur non avendo, insomma, come dire, 60 anni. Sono amico di Gabriele da tanti anni, insomma, persona davvero speciale. Poi lui ha una chiave comica davvero irresistibile, quindi sono ben felice di essere qui e consiglio a chi non l'avesse ancora fatto di acquistare il libro, ne vale veramente la pena. Siamo qua in alto mare a illustrare quest'ultima opera di Gabriele Boiano. E pensa che io addirittura ho il piacere di leggerli questi brani, quindi figurati, e addirittura sono stata menzionata, quindi piacere doppio, triplo, i miei complimenti. Ma poi è un amico carissimo, è un amico di famiglia, anche con papà, con Mimmo Schiavone, insomma, voglio dire, noi siamo coetanei, quindi sono nel libro, non posso certo nascondere. Anzi, lui ha fatto una battuta carina, ha detto, ma voleva fare un compleanno, dice, ma io ho sbagliato, forse non era 60, dico, infatti sono 61, ecco qua. Però ritornando a Gabriele, perché lui è il vero protagonista di questa serata, di questa magica serata, è veramente, non saprei definire, ci sono degli aggettivi che non basterebbero per descrivere tutto, ma anche per descrivere Gabriele, perché no? E allora a questo punto vi lascio un po' la curiosità e leggete il libro, merita, e grazie a Gabriele Boiano. In giro per il mare, e lei questa sera dà la voce alle parole di Gabriele Boiano. Decisamente un'esperienza nuova, ma soprattutto quella di riuscire a presentare la cultura, la letteratura
Io ho usato nei giorni scorsi dire addirittura un'esperienza multisensoriale, perché partiamo dall'udito, ascoltando quelle che possono essere le emozioni che cerchiamo di trasferire noi attraverso la lettura, dalla vista, che dedichiamo in questo caso a una bellezza naturale della scogliera amalfitana, che è qualcosa di inverosimile, e al rientro poi ci aspetta come chicca finale anche qualche piccola prelibatezza, per cui veramente possiamo dire che è un'esperienza multisensoriale. È una iniziativa nuova, decisamente affascinante per come viene presentata, per come viene elaborata. C'è stata l'intuizione da parte del presidente Alfonso Giarletta e devo dire che ha centrato in pieno. È effettivamente una bellissima esperienza e credo che più di noi che siamo all'opera per poter dare e trasferire queste emozioni, credo che il pubblico ci ha dato ragione e ci ha restituito la soddisfazione di aver realizzato qualcosa di valido. Tra le parole di questo libro, tanti personaggi più o meno coetanei che hanno attraversato la tua vita professionale e privata. Sì, tanti personaggi conosciuti, personaggi meno conosciuti, ma anche illustri sconosciuti, perché poi alla fine la vita è fatta di tante sfaccettature e io penso di aver avuto la fortuna di conoscere tante persone e quelle che mi sono rimaste un po', come dire, dentro le ho raccolte in questo libro, meglio ancora se sono persone che hanno 60 anni, perché il leitmotiv di questo libro sono i 60 anni. Io ho 60 anni e ho raccontato i 60 anni di 60-60enni, quasi un gioco di parole. 60 anni non è un traguardo, 60 anni è una tappa per fermarsi e guardare indietro. Diceva Picasso, si diventa giovani a 60 anni, purtroppo è troppo tardi. Tanti anni di giornalismo, come è cambiato il giornalismo da quanto ci sei entrato dentro timidamente fino adesso che sei un affermato professionista? Te lo dirò velocemente, te lo dico solo con una battuta: il giornalismo è cambiato nel senso che prima noi verificavamo la notizia e poi la pubblicavamo, oggi invece si pubblica e poi si verifica. Hai avuto l'opportunità di scrivere sul Libero e poi? E poi potevo essere assunto, ho preferito di no perché erano un po' troppo, come dire, rudi con noi meridionali. Cioè non ho avuto la forza di andarmene a Milano perché loro non trattavano troppo bene i meridionali, temevo che avrebbero insistito in questo loro atteggiamento e quindi ho preferito restare nel mio meraviglioso sud. Il collega Boiano, parliamo di Gabriele, il nostro comune amico, se non avesse fatto giornalismo cosa avrebbe fatto? L'autore di testi televisivi, di cabaret, per il cinema, qualsiasi cosa che fosse comunque legata alla creatività. Una sera hai cenato fuori con degli amici, hai mangiato i peperoni e a casa una notte insonne. E da qui l'idea di cui scrivere questo libro. È davvero così che è nato questo libro o è una leggenda metropolitana? No, è una leggenda metropolitana, è dovuta alla sagacia di Quintino di Vona, che è uno che anche lui ci va giù duro con le battute e con i calembour. Noi in realtà la cosa è nata durante la pandemia, a un certo punto avrei dovuto festeggiare i miei 60 anni soltanto in famiglia, avrei voluto fare una grande festa, non l'ho potuta fare perché eravamo tutti quanti sotto stretto controllo e non potevamo muoverci da casa e quindi ho cominciato a fantasticare, ho cominciato a immaginare tutti quelli che come me si trovavano in questa situazione, cioè di stare chiusi in casa, di non poter festeggiare, tutti i neo sessantenni, e li ho voluti raccogliere in questo libro, raccontando di me attraverso di loro. Perché comprarlo e che cosa promette l'autore ai suoi potenziali lettori? Ma io prometto di raccontare i migliori anni della mia vita, che poi sono in fondo i migliori anni della vita anche di chi li legge. Tra i tanti personaggi che stanno in questo libro, quali sono quelli che ti hanno più colpito, ti hanno affascinato o ti hanno impressionato? Non dimenticherò mai il mio primo incontro con Vittorio Gassman. Io ero un ragazzino di 22 anni, avevo una fifa tremenda, lui mi mise completamente a mio agio e questa è una caratteristica che ho riscontrato in tutti i grandi, cioè tutti i grandi personaggi che ho conosciuto, da Dario Fo a Luca De Filippo, a Luigi De Filippo, hanno avuto questo magico potere, cioè quello di riuscire a mettermi a mio agio quando facevo le interviste e farsi intervistare senza fare problemi. Invece sono i piccoli quelli che danno fastidio, cioè i personaggi
personaggi nati dal Grande Fratello, nati dai vari reality show, persone senza arte né parte, che quando capita purtroppo di doverle avvicinare, doverle intervistare, fanno mille bizze e poi alla fine non sanno neanche di cosa parlano, non sanno neanche come esprimersi di fronte a un microfono acceso. Una presentazione non presentazione, più che fuori porta, fuori porto. Siamo nella Divina Costiera, un paesaggio meraviglioso alle spalle, una presentazione proprio fuori dal comune. Ma diciamocela tutta, io volevo venire in costiera perché non amo guidare, questo è stato tutto organizzato per venire in costiera, cioè alla fine è un pretesto anche questo, il libro è un pretesto, io volevo venire soltanto a fare un giro in costiera. Tiriamo le somme di questa serata? Una bella serata tra amici, sono contento di aver rivisto tanti, tanti amici, come ad esempio Pippo Della Corte, Nicoletta Tancredi, Angelo Saggesi, Giuseppe Giuliano e tante altre persone che non conoscevo e che stasera ho conosciuto e soprattutto ho conosciuto come miei lettori e la cosa mi inorgoglisce molto.